Dove siamo? Ale? Cosa c'è lì? Dove siamo, Ale? No, non darle. Dove siamo, Ale? Da nonna Bis, insieme a un orso. Chi è questo? Chi è questo? Oh! Lei è Bubi, questo è Bubi. Lui è Bubu. Lei è Bubi. Bubi col vestitino elegante. Wow! Non lo va con coccolo. Cosa hai ricevuto? Faccio vedere cosa hai ricevuto. Un nuovo telefono. Bello. Molto bello. Sì. Con le cuffiette. Sì. Però non sono. Vanno tanto bene quelle lì più piccole. Belle. Dentro. Sono belle però. Sì, ma quelle lì che sì. Hanno coso molto. Puoi prendere il cuscinetto che te lo tiene più attaccato se le usi. No. Poi puoi usare anche quelle che avevi prima. Sì, dove sono? Prova. E dopo proviamo. Sì, sì, ma puoi usare anche queste. No, grazie. Puoi usare anche queste qua. Sì, sì, appunto, ho detto se queste mi trovo. Questa è la torta. 85 lunghi anni. Qua c'è le pizzettine. Scartiamo, scarta, scarta. È una coccola, Così sono tutta coccolona. Sei coccolona. Io ricevo le coccole da vecchi. Aspetta che ti levo il sacchetto. Aspetta. Oh. Madonna, Fede, aiutami. Tira il sacchetto. Oh. Leggi che c'è scritto in inglese. Time to relax. È tempo di rilassarsi. Ah. Rilassati un po'. Guarda, aspetta. Mamma, hai le forbici? Sì, sono il primo cassetto. Sono lì. Io così non so aprire. Prendiamo le forbici. Aspetta, che ti fai male. No, ma ti taglio poi. Ti fai male. Fede, cosa ti ha detto? C'è le forbici. Ma non è carta questa? Madonna. Oh. Ecco Giuda. Apri un po'. Ti ho detto che era una coccola. C'è la tazza, ti fai il tè del relax, mousse doccia all'olio di rosa e seta preziosa. E c'ho anche la crema di rosa. Ah sì? Che me l'ha data e questa Natale, è mousse per lavarti. Ah, ecco me. E questa è una crema corpo alla seta preziosa, non so se mi spiego. Io la adopero. E poi cosa c'è scritto? Ricrea il tuo spa moment a casa, fai una doccia calda e lasciati avvolgere dalla mousse con olio di rosa, nutri la tua pelle con l'iconica crema silky, ora siediti e sorseggia la tua tisana, è tempo di rilassarsi. Tanti auguri a te, si è spento l'otto, ole! Una pizzetta non me la leva nessuno. Appena cammina fa l'opera già al telefono. Scusa. Appena cammina. Dai. Perché ti metti sempre in posa? Sei bella così. Ma non è una foto. No, è un video. Vabbè, non lo sapevo. È bella la mia mamma. Dicono che siamo uguali. Sì. Buona a te. Ma no. Buona sempre sette. Sono molto spesse. Ginger, no, acqua e cocktail quindi. C'è anche gasata l'acqua, forse meglio. Ah, sì, gasata. Ah, questa la bevo io. E dov'è gasata? Non c'è. Ah, non c'è. L'acqua gasata? È frizzante. No, è questa. È frizzante, no. Non c'è l'acqua frizzante.
Eppure io ieri sera ho messo la cosa data. Ma no, questa. Avrei messo la... No. Questo tanto io volevo prima un bicchiere d'acqua. No, non di questo. Aspetta. Questo è di nonno. La smetti! Qui ci vuole ordine. Mix 1. Ci sei sbagliato. Che carine. Belli sti piattini. Sono belli sti piattini, nonna. Sono belli sti piattini. Tutti coi fiorellini. Ma dai. Pensa quanti anni hanno. Sì. Sì, sì. Facciamo prima quello per nonna perché l'ha festeggiata. Che è questo? Quando abbiamo preso la macchina, io ho comprato anche il caffè. E la barra la devo mettere tutta in basso per il caffè? Corto? Tutto, sì. Ah. Ok, accendiamo. Eh sì, l'acqua c'è già, sì. No, abbiamo la stessa macchinetta, però la tua è un modello più recente, quindi c'è qualcosina di diverso, il tasto di accensione è sopra il cielo laterale, poi tu hai la possibilità di farlo più lungo e più corto, il mio invece scelgo io quando spegnerlo, diciamo. Hai capito? E invece qua si spegne da solo? Ah, si ferma da sola? Ah, che forte, vedi, il mio no, il mio va avanti, cioè se io lo lascio andare, dopo un po' mi esce l'acqua. Cioè se lo lascio andare in eterno. Anche qui quanto poi va, devi toglierlo, io metto solo il bicchiere sotto. Ah, quello che viene ancora giù. Quindi non si ferma da solo. Sì, si ferma. Qualche gocciolina fa. Le gocce. Vabbè, no, il mio va avanti proprio, esce acqua. Hai capito? È bello così invece, è più carino. Vado. Meglio così, perché se ti distrai un attimo. Io adesso che non posso fare la caffettiera. Perché avevo quello del caffè in. Allora, questa, aspetta che prendo. Il sacchettino, poi, ma no, ma non penso, dai. No, ma quest'anno non ha fumato la sigaretta e sta giocando con i bimbi. Carino però che si ferma da sola. Ti dirò che io lo tenevo e papà mi ha detto guarda che se lo lasci andare si ferma. Due. No, no, adesso. No, io ho la pastiglia, papà si fa due pastiglie. Sto facendo tutti insieme così. Oh, ho sbagliato. Perché fa così? Acqua ce n'è anche. Voilà. E siamo a due, ne manca solo uno. Vedi qua? Vedi anche... Ah, ecco.
Carino. Mi manca una tazzina del caffè, dov'è? Manca una tazzina del caffè, dove la trovo? Ah, quella lì per me? Hanno appena consegnato la lavatrice nuova di nonna, perché per il suo compleanno si è regalata la lavatrice, quindi ve la faccio vedere. Eccola! Lei l'ha presa dall'alto perché appunto nel suo bagno le sta solo dall'alto. È della Whirlpool, molto bella. E tiene 7 kg, come c'è scritto anche lì. E ha un sacco di funzioni, molto bella. E niente, quindi finalmente è arrivata, stavamo aspettando giusto che arrivasse e finalmente l'hanno consegnata, insomma tutto a posto. E niente, adesso andiamo via e mi faccio dare uno strappo giusto da Universo Bimbo perché devo prendere delle cosine per Ale e poi andiamo a casa, sono un po' stanca, ultimamente sto dormendo poco quindi sono un po' anche un po' di mal di testa. Sono tornata adesso a casa, vi faccio vedere di volata perché sono un po' di corsa quello che ho acquistato con i miei che mi hanno aiutata a prendere delle cosine che mi servivano abbastanza urgentemente, poi faremo con calma la spesa con Ricky. E allora ho preso il biscotto Plasmon perché Ale inizia a sgranocchiarselo tenendolo in mano, quindi ne ho presi di questi Plasmon che sono un po' più, insomma diciamo si sciolgono meglio rispetto ai Melli, ne li trovo più morbidi. Poi ho preso 3 ragù alla bolognese sotto consiglio di mia nonna, che mio papà me l'ha detto di provarlo, e quindi ne ho presi 3 per fare poi una roba che dopo vi dico, quindi ne ho presi, no 2 scusate. Poi ho preso i budini alla vaniglia, sempre per baby Ale. Poi ho preso il latte perché in teoria ero andata per questo che ho terminato. Anche qua un altro, dov'è? Aptamil 2. Poi il ragù, ora capirete per cosa l'ho preso, ho fatto scorta di agnolotti alla piemontese, perché quest'anno avrete notato che abbiamo fatto le feste praticamente con il sushi e non ci siamo ancora mangiati gli agnolotti col ragù che ogni anno bene o male mangiamo, e quindi ho preso questi che erano in strasconto. Un chilo di agnolotti li ho pagati 8,90 euro, quindi è un buon prezzo. Poi ho preso due confezioni di queste piadine romagnole IGP che stavano anche queste in offerta 1,60 euro, mi pare ce ne sono 3 a confezione. Ne ho presi 2 pacchetti perché essendo che siamo in 3, se poi uno ne vuole ancora una o per un'altra volta ci sono. Poi ho preso un pacchettino di noci, erano in offerta anche queste, le ha prese anche mio papà perché convenivano, mi pare 2,90 euro se non sbaglio, assolutamente sono carissime le noci. Poi questo pacchetto di carote per fare le pappe ad Alessandra o per noi. Poi ho preso questi 2 sughetti, ho preso, erano in offerta anche questi perché li prendo solo quando li trovo in offerta, 1 euro e qualcosa, solitamente costano 2,50 euro minimo. E sono quelli di Giovanni Rana, pesto di noci. E poi in un altro sacchetto dovrebbe esserci quello ai funghi porcini. Poi qua c'è solo le patate, quindi non so tirarle fuori così magari... le metto via dopo. Comunque le patate erano anche queste in offerta. E poi nell'ultima busta ho preso, anche se non era in sconto, mi sono tolta uno sfizio perché è il mio pane preferito, questo pane americano che è buonissimo, mi piace un sacco. Poi ho preso le lattine di polpa di pomodoro per la futura pizza. E poi l'altro sugo di cui vi parlavo, ai funghi porcini, l'altro lattino, un altro lattino perché ne ho presi 4, e poi qua, basta le patate, quindi insomma questo è il piccolo bottino. Vado a sistemare e corro a dare la pappa ad Alessandra.